Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo farvi vedere come si applicano le unghie finte, quindi questo sarà un video tutorial. Io solitamente non le utilizzo quasi mai, però ci sono delle situazioni nelle quali davvero le unghie finte possono essere d'aiuto. Nel mio caso, diciamo che ho avuto un piccolo problema, chiamiamolo un piccolo incidente, che come conseguenza mi ha portato al fatto di vedere purtroppo 6 unghie su 10 spezzate, quindi mi si sono praticamente rotte tutte le unghie e quindi ho dovuto per forza trovare una soluzione alternativa intanto che aspetto che mi ricrescano. Inoltre, nel mio caso, un'unghia mi si è spezzata molto in alto, quindi praticamente a me faceva anche male proprio sopra all'unghia stessa, quindi avevo bisogno di qualcosa che potesse proteggere la superficie dell'unghia. Quindi in questo caso specifico le unghie finte mi fanno anche un pochino da scudo e proteggono appunto la superficie dell'unghia. Quindi insomma non è solo una soluzione estetica, ma anche pratica in questo caso. Io ho scelto di applicare le unghie già colorate, che sono quelle che adesso vedete. E sono molto pratiche, molto veloci da mettere, quindi vedrete che davvero è una cosa facilissima. Vi lascio il tutorial per vedere come si fa ad applicarle. Per prima cosa vi faccio vedere il materiale che sarà necessario per mettere le unghie finte. La colla per unghie, questa al pennellino ed è molto pratica. Poi vi servirà una limetta per le unghie, vi servirà un pennellino per togliere la polvere dalle unghie, perché le unghie comunque andranno prima limate sopra, quindi magari c'è un po' di polvere che rimane, quindi bisogna rimuoverla. E poi ovviamente vi serviranno le unghie finte. Ci sono due tipi di unghie finte, quelle trasparenti o bianche che vanno incollate, tagliate, limate e poi sopra potete mettere il tipo di smalto che volete o anche fare della nail art. E poi ci sono delle unghie che sono già pronte all'uso, quindi hanno già sopra uno smalto, sono colorate, cioè solitamente sono di plastica, in realtà non è uno smalto, però sono già colorate, quindi danno già questo effetto smalto. E quindi è sufficiente incollarle e sono pronte così. Io in questa fase utilizzerò appunto queste qui che sono già pronte, semplicemente perché adesso io in casa non le ho quelle bianche trasparenti, avevo queste che mi sono arrivate tutte in omaggio, quindi ho deciso di provare ad utilizzarle e vedere anche un po' come mi trovo. Vi faccio vedere quelle che ho. Ho queste che hanno sopra praticamente la French, quindi sono trasparenti, hanno una French e sopra si può magari fare una nail art, un disegno, qualcosa che stia bene, diciamo con una base di questo tipo. Poi ho queste che sono molto simili, hanno sempre una French, però sono glitterate, quindi in questo caso magari possono essere lasciate così perché hanno già un effetto. Nail art con French glitterata, quindi insomma sono un po' particolari, spero che si vedano bene e sono molto carine anche queste. Provo a farvele vedere senza la confezione perché secondo me si vedono meglio. Sono fatte in questo modo. Vedete, hanno, non so se si vede dalla telecamera il glitter, comunque sono molto carine queste qua. E poi ne ho due rosse. Queste che sono più scure, diciamo più sul bordeaux, e queste che invece sono un pochino più chiare. Io adesso vado a utilizzare queste qua rosse. Ovviamente io vi faccio vedere le unghie che ho, ma tenete presente che il procedimento per attaccarle è uguale per tutte le unghie. Per le unghie finte comunque si possono mettere solo in questo modo, non è che ci siano altri modi, vanno semplicemente incollate. Però ovviamente chi non l'ha mai fatto magari ha bisogno di sapere qualcosa di più. La prima cosa importante che dovete tenere presente è che le unghie finte hanno una misura, quindi non sono tutte uguali. Quindi la prima cosa che voi dovete fare quando vi arriverà la vostra confezione o quando andrete a comprare le unghie finte sarà quella di andare a vedere la misura che hanno per capire se quel tipo di misura va bene per il vostro dito, per la vostra unghia. Perché comunque non sono assolutamente tutte uguali. Queste in particolare sono abbastanza comode perché hanno una specie di maniglia, diciamo, che potete tenere, potete sollevare in questo modo e fare poi, potete sollevarla così, tenerla qua e fare la prova sull'unghia per vedere se è della vostra misura o meno. Io per accelerare un pochino i tempi ho già fatto le prove, quindi ho già visto che
quelle della mia misura sono queste, quindi le ho già divise, ho messo il pollice, ho messo l'indice, il medio, l'anulare, il mignolo, eccetera, e me le sono già preparate in modo che sia veloce, poi applicarle. Quello che dovete fare per prima cosa è limare l'unghia, perché l'unghia praticamente ha del grasso, quindi va sgrassata e l'unico modo per farlo è limarla in superficie. Ovviamente questo è un lavoro che dovrete fare delicatamente, altrimenti rischiate di rovinare l'unghia e di farvi male. Quindi cominciamo e vi avvicino un po' la telecamera in modo che vediate il meglio possibile. E cominciamo a limare le unghie, quindi dovete andarle a limare in superficie. Questo dovete farlo perché altrimenti, se voi non fate questo lavoro e non sgrassate l'unghia così, quando andrete a mettere la colla, questa non terrà, non terrà e le unghie poi si staccheranno abbastanza velocemente. E quindi, insomma, il risultato che voi otterrete sarà di breve durata. Ovviamente poi quando avrete messo le unghie dovrete fare un pochino di attenzione perché ricordatevi che non sono le vostre unghie naturali, quindi dovete usare i guanti quando magari usate dell'acqua, lavate i piatti, vi lavate i capelli, insomma queste cose qui dovete usare dei guanti, altrimenti al contatto con l'acqua calda poi le unghie si staccano, quindi questo tenetelo presente. Ovviamente vi potete tranquillamente lavare le mani, però magari non usate acqua bollente perché rischiate di farle staccare. Facciamo questo lavoro di limatura su tutte le unghie. Ecco, a questo punto le unghie sono limate, quindi io vado con il pennellino, come vi dicevo prima, a togliere la polvere dalle unghie sopra. Adesso dobbiamo andarle ad incollare. Quindi vado a prendere la colla. Non vi ho detto una cosa, scusate, quando voi vedrete che l'unghia finta è fatta in questo modo, dovrete fare attenzione perché ha un verso, cioè non è uguale metterla in un modo o metterla nell'altro. La parte che va attaccata alla mano è quella che ha la parte, diciamo, più dritta. Voi vedrete che c'è una riga più dritta e c'è una parte invece leggermente più arrotondata. La parte più arrotondata va messa all'esterno, quindi qua c'è la parte dritta e io devo metterla sull'unghia in questo modo qua. Quindi deve rimanere la parte arrotondata all'esterno. Questo lo dico perché chi non le ha mai portate, magari non, cioè potrebbe non essere così scontato questo aspetto. Io inizio dal pollice, voi potete iniziare dal mignolo, insomma dove vi viene meglio. Io inizio con la mano sinistra. Cioè, nel senso, utilizzo la mano sinistra, quindi inizio a mettere le unghie sulla mano destra, semplicemente perché a me viene meglio utilizzare la sinistra quando faccio nail art o comunque quando mi occupo di unghie, anche se non sono mancina, quindi questa è una cosa un po' strana, però è così. Vado ad applicare la colla esattamente come faccio quando applico lo smalto, facendo attenzione a non mettervi la colla sulla pelle. Poi vado a prendere l'unghia, la vado semplicemente a mettere sopra all'unghia così e tengo premuto perché deve incollarsi. Tengo premuto per qualche secondo, si deve incollare, quindi devo tenerla bene perché poi non si deve staccare, quindi insomma devo fare questo lavoro. E la prima è messa. Poi ovviamente, se per voi sono troppo lunghe, potrete successivamente andarle a tagliare e a limare ulteriormente. Io adesso le lascio così, poi vediamo alla fine come mi trovo. Andiamo a mettere la seconda unghia. Quindi vado a prendermi sempre il mio pennellino di colla, metto la colla sul dito, sull'unghia, non sul dito, scusate, sull'unghia. Vado a prendere la seconda unghia, sempre facendo attenzione a mettere la parte più piatta verso il dito e la parte più arrotondata verso l'esterno e tengo premuto. Tenete premuto bene per qualche secondo perché all'inizio, se non si attacca bene, c'è il rischio poi che si stacchi.
Poi non succede nulla se si stacca, nel senso che potete sempre rincollarla, non è la morte di nessuno. Però se magari vi succede mentre siete fuori casa, non avete la colla o comunque l'unghia si stacca e la perdete, insomma è un peccato. Andate poi a mettere l'altra unghia, l'altro dito. Il procedimento è uguale per tutte le dita, quindi io vi faccio vedere una mano, tanto per farvi vedere la differenza tra una e l'altra. E poi ovviamente vi spiego come rifinire. Anche qua andate a premere bene. Vedete che già si nota la differenza tra le unghie che hanno, le dita che hanno le unghie e quelle senza. Vedete che comunque fa proprio un effetto diverso. Andiamo a mettere le ultime due unghie. Quindi sempre con la colla andiamo a metterla sull'unghia. Ecco, il verso ovviamente state sempre attenti che sia quello giusto e andate a tenere premuto. Così. È molto semplice, in realtà mettere le unghie finte è proprio, penso, la cosa più semplice da fare. Quando si parla appunto di manicure oppure di nail art in generale, perché mettere le unghie finte è davvero una cosa banale, perché vanno semplicemente incollate. Però ovviamente bisogna stare un pochino attenti, sapere che l'unghia va sgrassata prima, insomma un pochino di informazioni di questo tipo. Ecco, abbiamo messo anche questa e adesso vado a mettere l'ultima. Ovviamente, se voi quando decidete di utilizzare le unghie finte vi andate già a prendere la misura prima, eviterete poi di dover cercare tutte le unghie una per una mentre fate il lavoro. Quindi io vi consiglio di fare come ho fatto io, cioè di prendervi già prima la misura delle unghie, dividervele già per dita, così fate prima, insomma è una cosa molto più veloce da fare. Ecco, a questo punto ho messo tutte e cinque le unghie. Come potete vedere, la differenza, vi faccio vedere magari la differenza tra una mano e l'altra è notevole, perché guardate un po' l'effetto che fa avere le unghie e non averle. Io purtroppo, come vi ho detto all'inizio del video, ho avuto questo piccolo incidente, mi si sono praticamente spezzate tutte le unghie. E quindi insomma le ho dovute tagliare, però a me non piace andare in giro con le unghie troppo corte e quindi ho voluto provare a mettermi appunto queste unghie finte che comunque mi sembrano molto carine. Vedete la differenza tra una mano con le unghie e una senza? Ovviamente fa tutto un altro effetto. Adesso vado a fare l'altra mano e poi vi spiego come fare a rifinirla. Ecco, le unghie le ho messe tutte e 10. Adesso vi faccio vedere come fare nel caso in cui voi vogliate rifinirle un pochino, perché come potete vedere sotto, cerco di farvele vedere il meglio possibile, sono molto lunghe. Quindi non tutti gradiscono avere le unghie così tanto lunghe. Se voi le volete accorciare, potete, io ne ho già fatto una, tanto per fare una prova. Potete tagliarle con le forbici, semplicemente come fareste con un'unghia naturale, tagliarle, farle della misura che volete. Io aspettate che vi faccio uno zoom così lo vedete meglio. Ecco, io questa la taglio un pochino perché effettivamente è molto molto lunga, le tengo un pochino più corte, quindi la taglio semplicemente, vedete, come un'unghia normale. Gli do una forma magari un po' più arrotondata, un po' più naturale, e a questo punto vado a usare la limetta per unghie normale, la vado a limare semplicemente come farei se fosse la mia unghia naturale. Quindi vado a fare un lavoro di limatura così. Poi ovviamente vi troverete quando fate questo lavoro della polvere sulle unghie, ma poi con l'acqua, con un panno umido, insomma, la potete togliere tranquillamente. E come vedete l'unghia ha adesso una forma un pochino più naturale ed è più corta. Per
e vado a fare questo su tutte le dita. Questo è il risultato finale. Ho leggermente accorciato le unghie, come vedete sono un pochino più corte, le ho limate un pochino, sono molto morbide queste unghie, quindi non sono troppo plasticose, insomma è molto facile tagliarle e limarle, proprio quasi come se fossero le vostre unghie naturali. Quindi insomma ho reso tutto un pochino più umano, diciamo, leggermente più naturale rispetto a prima. Spero di avervi dato qualche consiglio utile e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!